bellico. Ah, ragazzi, qua forse un filino di corrente lo troviamo, speriamo che ci pulisce l'acqua. Comunque, allora, è un Wellington. Wellington non mi ricordo più che altro. Praticamente noi cosa troviamo? Troviamo l'ala, o ciò che ne rimane, perché è della prima guerra, quindi allora erano quasi di cartapesta gli aerei. L'unica cosa che c'è tutta la struttura in alluminio dell'ala. E la particolarità di questi aerei era che praticamente in corrispondenza erano dei bimotore, in corrispondenza sull'ala ci sono i due motori ed erano posizionati come praticamente motore elica, cioè motore praticamente con l'elica, con tutta la rosa di pistoni attorno, erano posizionati praticamente nell'ala, ok? E ce n'erano due. E quindi noi vedremo le scasse con un motore introdotto da una parte, l'altra invece il motore si è staccato ed è ciondoloni a parte. Si vede ancora l'elica dell'aereo. È interessante darci un'occhiata in giro, certo qui ci l'interesse è sul relitto, okay. L'obiettivo è vedere l'aereo. E vabbè, facciamo una bella carrellata e fare una, esattamente qualche dettaglio che può essere decisamente interessante. Profondità. Siamo su una profondità intorno ai 26 metri, quindi è di tutta tranquillità. Qua ci vengo a fare anche i corsi Nitrox per dire. Perfetto. Ok? Signori, buon divertimento. Grazie.
va l'aereo? Bello. Anche oggi abbiamo concluso con questo sfondo delle Isole Egadi. Devo dire che l'immersione, la seconda immersione, è stata veramente interessante. Abbiamo fatto queste carrellate su quest'aereo con un motore staccato. Ma come mai l'altro? Un motore era staccato. Perché si vede per come ha picchiato. Perché hai visto che un'elica ad esempio è staccata, piantata sì, parzialmente nella sabbia. Forse e l'altro l'impatto invece è messa lì. Comunque. Hai visto tutta piegata? Missione grande, compiuta. Adesso vediamo il Tirnetta che cosa ha realizzato con la sua bella macchina fotografica. Tirnetta, che fa? Ora ho fatto 100 scatti. Sei in ginocchio da me, vieni in ginocchio da me. Anche per oggi è finita, nastro isolante messo. Come chiusura è flooring alla grande. Vediamo cosa c'è dentro. Creature, mettilo giù. Penso che sono asciutto, no? C'è un pochettino d'acqua, ma proprio un pochettino. Senza che ti lamenti sei, no? Sta facendo vedere quella bella questa muta, devo dire le cose giuste. Stai muto, di grazie che avevi questa doppia immersione. Ci hai fatto due immersioni con la tua entrelaminata e riparare di te. Ma questa l'immersione l'hai fatta. Il 6 gennaio, doppia immersione. 6 dicembre. E la zona. Fuma. Va bene, va. È andata pure questa. Un poco d'acqua c'è, dai. Un poco d'acqua c'è. Ma certo, una cosa stagna, minima, diciamo. Come stagna, diciamo, è funzionante. Tieni, tirna.